Caro Energia, Matteo Salvini chiede che venga approvato un decreto da 30 miliardi per garantire un tetto massimo agli aumenti. Arrestati a Siracusa, due scafisti turchi sono accusati del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. 6 DASPO emessi dal questore di Catania per la rissa degenerata in sparatoria all'esterno di un locale cittadino. Presentato stamattina il programma del Terrasini Love Summer 2022 che riguarda tutti gli eventi del mese di settembre. Giulia Vitaliti è la nuova Miss Sicilia e rappresenterà la nostra regione al concorso nazionale Miss Italia. Bentrovati alla prima edizione di Media News di mercoledì 31 agosto. In apertura parliamo di Caro Energia. Matteo Salvini a Palermo chiede che venga approvato un decreto di 30 miliardi come hanno fatto in Francia in modo da garantire un tetto massimo agli aumenti. Stamattina io sono a Palermo dove una bottega rischia di chiudere, stamattina a Brescia ci sono fabbriche che lasciano i dipendenti in cassa integrazione. È l'ultimo giorno d'agosto, non si può più aspettare. Chiedo, lo sto chiedendo da giorni a tutta la politica italiana, da destra a sinistra, di trovare l'accordo, di unirsi e di dare mandato a governo e Parlamento di mettere sul tavolo 30 miliardi di euro, non un centesimo in meno, per bloccare gli aumenti delle bollette di luce e gas. Altrimenti diverse scuole rischiano di non riaprire, diverse case di riposo rischiano di staccare l'aria condizionata per gli anziani e ci sarà una strage di negozi e di posti di lavoro. Stiamo vivendo come durante il Covid. Durante il Covid governo e Parlamento stanziarono 180 miliardi di euro di aiuti a debito per salvare l'Italia. Adesso è una situazione che non vede gli ospedali pieni, ma rischia di vedere le piazze piene di disoccupati e i negozi chiusi. È urgente nelle prossime ore approvare un decreto da 30 miliardi che blocchi, come in Francia, gli aumenti incredibili delle bollette di luce e gas. Mi dicono, sono soldi a debito? Sì, ma io preferisco mettere 30 miliardi a debito adesso e salvare il Paese, piuttosto che non fare nulla per rispettare le regolette europee e doverne mettere 100 di miliardi fra poche settimane per pagare disoccupazione e cassa integrazione. Ecco, spero che con Letta, con Renzi, con Di Maio, con Conte si polemizzi su altro, non la pensano come me sull'immigrazione, sulla flat tax, sulla legge Fornero, sulla pace fiscale, però sulle bollette di luce e gas la politica può dare un grande segnale di unità nazionale, che è la miglior risposta a quelli che dicono non voto perché tanto questi non fanno nulla. Matteo Salvini oggi pomeriggio è disponibile a mettere la sua firma su un decreto urgente da 30 miliardi per salvare il Paese. Ogni giorno che perdiamo sono posti di lavoro che saltano. A me interessa che il centrodestra vinca. Io sono orgoglioso di far parte di una squadra che si appresta a governare questo Paese. Non vorrei vincere a settembre e governare a ottobre con 1 milione di disoccupati in più, perché noi possiamo anche vincere le elezioni, come le vinceremo sia in Sicilia che in Italia il 25 settembre. Però se io vado a fare il Presidente del Consiglio a metà ottobre di un paese con 1 milione di disoccupati in più è una magra soddisfazione. I decreti di sicurezza possono essere rimessi in vigore adesso, costano zero, sono già stati approvati, sperimentati e hanno funzionato. Non capisco perché occorra inventarsi robe che non si sono mai applicate. I decreti di sicurezza hanno bloccato gli sbarchi, sì. I decreti di sicurezza possono essere approvati oggi pomeriggio a costo zero per lo Stato, sì. C'è un ministro in carica alla Lamorgese che li vuole applicare? No. Fra un mese la Lamorgese, se gli italiani sceglieranno la Lega, non sarà più ministro. E quindi nel primo Consiglio dei Ministri io riporto i 2 decreti di sicurezza che già hanno funzionato. C'è un'ondata di sbarchi clandestini come mai negli ultimi anni. Gaetano Armao è il candidato alla presidenza della regione del Terzo Polo su Azione Italia Viva a sostenere la sua corsa verso Palazzo d'Orléans. L'intervista. Come si arriva a questa scelta? Si arriva di fronte all'esigenza della nostra Sicilia, che ha bisogno di una presenza il più autorevole, il più competente, il più determinata possibile, e invece un centrodestra che purtroppo ha dato di sé negli ultimi 2 o 3 anni una visione di frammentazione, di lite, di guerra permanente, che ha pregiudicato alcuni risultati. Alcuni altri sono riusciti a raggiungerli, in altri ha prevalso la rissa, come nell'ultima seduta dell'Assemblea regionale, in particolare tra i vertici dell'Assemblea e i vertici del Governo. Credo che tutto questo
continuerà perché il centrodestra è frammentato, diviso e per molti punti belligerante al suo interno. Noi invece abbiamo una proposta centrista che sta mettendo insieme le forze riformiste, liberali, cattoliche, in un rilancio di una posizione centrale nella nostra politica italiana, non più spinta verso l'estremo o costretta a dialogare con i 5 Stelle come sono stati quelli del Partito Democratico che hanno fatto le primarie insieme e poi sono separati dopo un minuto. Ecco, contro questa frammentazione una proposta di governo seria per guardare una Sicilia che ha bisogno di autorevolezza, di ruolo con Roma per rivendicare le risorse di cui ha diritto. Ecco, a proposito di centro, sembra che davvero anche in base ai risultati elettorali delle scorse comunali nei paesi in Sicilia la gente cominci ad avere nuovamente voglia di posizioni più moderate. Non è un fatto sconosciuto che proprio ieri Euromedia Research abbia dato alla lista Calenda Azione Italia Viva e che in Sicilia vede l'aggiunta della mia persona come riferimento per la candidatura a Presidente della Regione il 7,5%, addirittura sopravanzando Forza Italia. È una formazione politica che è nata da un mese e che già sta aggregando moltissime energie e che ancor più ne aggregherà. Una Sicilia diversa, una Sicilia che guarda ai temi cruciali di questa nostra società, al caro bollette, al tema dell'energia, ai giovani che vanno via e che bisogna lasciare qui, non attraverso forme di sussidio, di reddito di cittadinanza o altro, ma attraverso forme di lavoro vero, nuove imprese, opportunità fiscali, insularità che consente di attrarre investimenti, tutto il lavoro che in parte è stato fatto e che va rafforzato nella prossima legislatura. Ecco, il Covid, la pandemia potrebbe anche aver rallentato quello che era e che è stato nel corso degli anni l'esodo dei giovani già durante il periodo di studi verso Milano, verso Torino, verso posti, verso università paradossalmente più appetibili. Adesso però servirebbe davvero riuscire a trattenerli. Noi abbiamo esigenza che nel ciclo di vita di uno studente universitario e post-universitario ci sta di andare via per qualche anno assumendo nuove informazioni, seguendo corsi diversi, sentendo nuova aria, ma dobbiamo consentire a chi è nato in Sicilia di farsi una famiglia e vivere e lavorare qui. Caro bollette, in forte difficoltà le imprese energivore. I fornitori di energia stanno infatti rescindendo tutti i contratti, spiega il presidente di Sicindustria Gregory Buongiorno, perché non riescono a rispettare le tariffe fissate in precedenza, ad aumentare anche i costi di trasporto. L'aumento dei costi energetici che va dal gasolio, energia elettrica e gas, in questi ultimi 6-7 mesi il conflitto bellico ha avuto un rialzo esagerato. Le aziende non ce la fanno più e io lo posso confermare da presidente di un'associazione di categoria che raggruppa più di 1200 aziende, è un continuo. Noi stiamo assistendo a rincari di 10 volte rispetto all'energia elettrica, un 20-30% per quanto riguarda il carburante, altre 10 volte per quanto riguarda il GPL e il metano. Ci sono molte aziende che come fattore produttivo non sono particolarmente energivore in tal senso, ma utilizzano il gas e il GPL per i loro processi produttivi e anche loro non ce la fanno più. Si sta verificando anche un'altra cosa esagerata: da alcune aziende viene richiesto, per soprattutto quelle particolarmente energivore, e non parliamo qui di colossi, parliamo anche dell'azienda che fa 20.000 euro al mese di consumi energetici in termini di bolletta e di importi da pagare, viene richiesta adesso la fideiussione bancaria per poter sottoscrivere il contratto. In alcuni casi che il credito venga assicurato da una compagnia assicurativa, altrimenti viene bloccata la fornitura. Un'altra situazione grave e paradossale è che molte aziende avevano dei contratti con tariffe fisse. Sono state disdettate dai principali gruppi nazionali di fornitura di energia elettrica e adesso gli viene proposto, alle condizioni, dicevo poc'anzi, fiduzione e quant'altro, la tariffa variabile, e in questi casi i rincari rispetto all'anno scorso, quando era una tariffa fissa, sono veramente esagerati. Bisogna attendere che si concluda questo conflitto bellico e tutto quello che sta comportando, compreso il contingentamento di gas e non solo, anche se
la vediamo ancora, come dire, lontana questa ipotesi. Nel breve quello che serve è che il governo nazionale, e per quello che possa anche quello regionale, intervenga in maniera, come dire, più cospicua. Per le aziende energivore non c'è il credito d'imposta che scade il 30 settembre e ci auguriamo che venga prorogato, però che venga anche aumentato nella percentuale, perché come è successo con il contributo sull'accise nel carburante, i 25 centesimi più IVA sostanzialmente sono stati riassorbiti e tantissimo dall'aumento, perché vorrei ricordare che se non ci fosse il contributo da parte dello Stato, oggi un litro di diesel si comprerebbe 2,10-2,15 euro. Servono interventi maggiori, interventi massicci. Purtroppo c'è una politica nazionale e regionale che è distratta e presa dalla campagna elettorale. Mi sento di dire, se volessero fare realmente servizio per cittadini e imprese, dovrebbero almeno per un giorno fermarsi di fare campagna elettorale, riunirsi, fare dei provvedimenti urgenti sia come giunta regionale che come governo nazionale e mettere mano dove serve, appunto attraverso queste agevolazioni e contributi a imprese e famiglie. Arrestati a Siracusa due scafisti turchi legati allo sbarco di 65 migranti, sono accusati del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il servizio. Agenti della squadra mobile insieme a personale della sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Siracusa hanno arrestato ieri sera in flagranza di reato due cittadini turchi, rispettivamente di 37 e 35 anni, accusati del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'arresto è legato allo sbarco di 65 migranti di nazionalità iraniana ed irachena, giunti in territorio italiano nel pomeriggio di ieri. I migranti erano stati intercettati da un pattugliatore della Guardia di Finanza a circa 10 miglia dalle coste siracusane, mentre si trovavano a bordo di una barca a vela di colore bianco di circa 14 metri, battente bandiera tedesca, con alla guida i due arrestati. Le attività di polizia giudiziaria svolte nell'immediatezza dagli investigatori della squadra mobile Retusea presso il porto commerciale di Augusta, dove successivamente era stata trasferita l'imbarcazione con a bordo i migranti, hanno consentito, anche grazie alle dichiarazioni rese da alcuni migranti, di fare piena luce sulla dinamica della traversata e la conduzione della barca. I due cittadini turchi che governavano il natante avevano condotto i migranti a bordo dell'imbarcazione che nella serata del 24 agosto scorso era salpata dalle coste turche per poi giungere presso quelle italiane. Al termine delle incombenze di legge, gli arrestati sono stati condotti in carcere. Cambiamo argomento, un messaggio di pace che arriva dalla missione Speranza e Carità di Palermo. È il missionario laico Biagio Conte, fondatore della missione, tramite il giornalista Riccardo Rossi, a sensibilizzare le coscienze per una società non segnata da guerra e rivalità. Agli ingressi delle strutture sono state affisse le bandiere dell'Ucraina e della Russia. Come sta fratello Biagio? Ma fratello Biagio ha fatto adesso, proprio ieri, il quinto ciclo di chemio e va insomma abbastanza bene. Certo, come tutti i malati oncologici, ha alti e bassi, questo è normale, e quindi lotta, sta lottando. Ecco, sono tanti i palermitani, ma non solo i palermitani, che stanno sicuramente tifando per lui, ecco. Sì, moltissimi stanno pregando, la comunità islamica anche di Palermo sta pregando. Poco ieri ho saputo da Como, hanno pregato da Como, dalla Spagna, quindi c'è veramente una moltitudine di persone che prega per lui. Ecco, il fattore rassicurante è il fatto che lui, nonostante, diciamo, la sua importante patologia, stia continuando a interessarsi con grande attenzione dei fatti del mondo e in questo caso della guerra che c'è tra Ucraina e Russia. Ma lui ha un occhio per tutti, ha una preghiera per tutti, è veramente pieno di... Lui non riesce a vivere se non pensa agli altri, quindi questa è una... un dato di fatto. Lui continua a mandare questi messaggi, infatti ha mandato questo messaggio in cui dice: il buon Dio vi invita, ci invita tutti quanti alla pace, perché in realtà non è soltanto un invito per gli ucraini e i russi, che
sicuramente scontato, ma per tutte le guerre, ma soprattutto per le guerre che abbiamo anche noi a casa nostra. Spesso non andiamo neanche d'accordo con noi stessi, con i vicini, con la politica è tutta bisticciata, possiamo dire così. Quindi fa un invito un po' a tutti a trovare una pace e solo così potremo anche occuparci della pace. C'è la Russia e l'Ucraina. A proposito di questo, dei simboli emblematicamente sono stati affissi alle porte dei vari ingressi delle missioni. Sì, sono state messe queste bandiere con la scritta appunto sia in italiano che in ucraino che in russo. Abbiamo messo nelle missioni qua di Palermo per dare un segno, insomma un segno che comunque faccia capire che tutti dobbiamo fare dei passi. Non è facile, non è per niente facile, però ci dobbiamo provare con la preghiera e con le opere e con l'impegno. La CGIL Palermo e la Fillea CGIL Palermo hanno ricordato ieri la strage di 33 anni fa allo stadio Renzo Barbera con una deposizione di una corona di fiori sul luogo in cui avvenne l'incidente mortale in cui persero la vita 5 operai. Presente anche Giovan Battista Inguglia, il gruista oggi 76enne, allora era un giovane operaio di 43 anni, che vide purtroppo davanti ai suoi occhi la morte dei colleghi impegnati nei lavori di ampliamento dello stadio della Favorita. Purtroppo nei cantieri edili si continua a morire. Si moriva 33 anni fa, ma si continua a morire ancora oggi. Noi nel solo primo semestre del 2022 i morti in Sicilia sono più di 10 e Palermo già registra un trend con 3 morti sul lavoro proprio nei cantieri edili. Quindi questa condizione per noi è inaccettabile come sindacato delle costruzioni. Abbiamo più volte denunciato una carenza di controlli, il fatto che manchino gli ispettori, il fatto che ci sia anche un reclutamento della manodopera nei cantieri che fa almeno di quella che è la formazione per esempio nella sicurezza. Allora oggi ci ritroviamo nei cantieri edili persone che non sono qualificate, persone che non hanno fatto una formazione specifica. E siccome il settore delle costruzioni è tra i settori che registra il maggior numero di infortuni, beh, qualcosa va fatto. Noi ovviamente qui proveremo oggi a lanciare la nostra campagna di sensibilizzazione proprio con l'hashtag Basta Morti sul Lavoro. Noi abbiamo già interloquito con tutti i soggetti ispettivi, con l'INAIL, con l'Ispettorato del Lavoro, il NIL, con lo Spresal, proprio perché questa battaglia non può essere una battaglia di pochi, ma di tutti. E invito i cittadini palermitani anche a, come dire, ad avere una sensibilità rispetto a queste tematiche, perché nei cantieri ci possono essere appunto i nostri genitori, i nostri fratelli, i nostri, diciamo, parenti che vivono quelle condizioni. Allora dobbiamo garantire appunto una condizione di regolarità. Non si può, come dire, andare a lavorare per morire, ma si deve andare a lavorare per vivere sostanzialmente. Il ricordo deve provare ad alleviare un dolore che sicuramente il tempo può aiutare a renderlo meno pesante, ma il dolore rimane e il modo in cui è successo rimane, quindi questo deve fungere da insegnamento per il futuro. L'importante è che ai segnali e alle parole seguono i fatti, perché se noi ragioniamo solo in termini di segnali facciamo poco. Oggi però ricordiamo, perché oggi è importante ricordare, perché 33 anni fa sono per un bene comune, perché lo stadio è un bene comune, sono mancate 5 persone che avevano una famiglia, e quindi questa è la cosa che oggi dobbiamo fermarci ed essere e ricordarli, perché una parte di questo stadio è dovuto anche alle loro fatiche. Quindi questo è un momento di riflessione, ma nello stesso anche di condivisione del lutto per le famiglie, che sicuramente sono quelle che ne hanno patito le pene maggiori e continuano, perché il ricordo anche in una situazione del genere fa tornare alla mente che non ci sono più. Quindi questo è, bisogna portare anche rispetto nei confronti di queste famiglie. 6 DASPO emessi dal questore di Catania in seguito alla rissa degenerata in sparatoria all'esterno di un locale cittadino.
Nell'ambito dell'attività di prevenzione e controllo del fenomeno della mala movida, che da tempo è monitorato alla Polizia di Stato, il questore di Catania, sulla base dell'istruttoria della divisione anticrimine, ha emesso 6 provvedimenti di divieto di accesso a locali pubblici, che si aggiungono ai 12 emanati nei mesi estivi in diversi locali di intrattenimento. L'emissione dei provvedimenti è scaturita dai fatti verificatisi alla fine di aprile all'esterno del noto locale Vecchia Dogana, ubicato in via Cardinale d'Usmet, dove due gruppi di giovani si sono affrontati dando vita a una violenta rissa che ha coinvolto decine di persone con calci e pugni, dapprima dentro i locali alla discoteca e successivamente all'esterno. La rissa ha dato seguito ad una sparatoria con l'utilizzo di armi da fuoco, tra le quali almeno due pistole calibro 7,65, che hanno esploso 14 colpi che hanno attinto due ragazzi, successivamente soccorsi e trasportati in ospedale. L'attività di indagine effettuata dalla squadra mobile coordinata dalla Procura della Repubblica di Catania ha consentito di identificare complessivamente 6 persone che hanno partecipato con vari ruoli alla violenta rissa, 5 dei quali già arrestati alla squadra mobile perché destinatari di ordinanza di misura cautelare in carcere. Nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nella rissa, il questore di Catania ha applicato il cosiddetto DASPO Willy, misura introdotta in seguito alla morte del giovane Willy Monteiro Duarte a causa di un violento pestaggio a Colleferro per contrastare la movida violenta. A Petralia Soprana i cittadini sono stati invitati a cedere al comune quegli immobili antichi e molto spesso abbandonati per poter realizzare progetti di recupero e di riqualificazione del tessuto urbano. Vediamo. La Giunta Comunale di Petralia Soprana ha approvato l'avviso pubblico che invita i cittadini a cedere gli immobili vetusti al Comune con l'obiettivo di un successivo recupero e utilizzo da parte di agenzie, società e privati che vogliono investire in un progetto complessivo di valorizzazione e recupero dei centri abitati. L'idea nasce dalla constatazione della progressiva lacerazione del tessuto urbanistico a causa dell'abbandono di abitazioni che in molti casi sono diroccate e costituiscono anche un pericolo per la pubblica incolumità. Un progetto portato avanti già da alcuni comuni quando la notizia delle famose case a un euro era intesa come cessione di immobili a terze persone per il loro successivo recupero. L'obiettivo finale è eliminare il degrado nel centro storico e nelle frazioni, alla luce del fatto che spesso i costi e i rischi del mantenimento di tali fabbricati sono superiori ai benefici che se ne traggono. Riqualificazione del piccolo centro storico, spesso in zone interne di montagna, in via di spopolamento, attraverso dunque progetti di recupero di monumenti, palazzi, chiese, vie e piazze. Tutto ciò inoltre darebbe un grande contributo anche al risanamento delle ferite nell'assetto urbanistico e nell'economia di un paese che nel 2018 è stato eletto Borgo dei Borghi e che ambisce a continuare la propria azione soprattutto sulla strada dello sviluppo turistico. Per quanti intendono aderire, tutta la documentazione è reperibile sul sito del Comune. La disponibilità avrà una valenza temporale di 3 anni dalla data della presentazione, che dovrà avvenire entro un anno all'avviso pubblicato, dopodiché l'amministrazione provvederà ad emanare il relativo bando. Cultura, è stato presentato al Comune di Terrasini il programma del Terrasini Love Summer 2022 che riguarda tutti gli eventi previsti per il mese di settembre. È stato presentato stamattina presso il Palazzo Municipale di Terrasini il ricco calendario di eventi che riguardano il mese di settembre relativo al programma Terrasini Love Summer 2022. Arte, musica e spettacoli per vivere ancora appieno e valorizzare il territorio. Abbiamo tantissimi eventi in programma, dagli eventi culturali, artistici, enogastronomici, eventi importanti a partire già dal 1 settembre. Il 1 settembre ci sarà appunto Dolce Nera in concerto, il 3 settembre ci sarà Mario Venuti e tantissimi altri eventi in programma. Continuerà anche il Terrasini Opera Festival nei mesi del 6, 7, 8 settembre, dopo ovviamente il grande risultato e successo dell'Aida che abbiamo avuto ad agosto, continua appunto a settembre sotto la festa la nostra patrona Maria Santissima delle Grazie. Quindi un programma di tanti eventi. E sono contento per questo risultato ottenuto di lavoro di squadra. Ringrazio sempre l'assessore Cusumano e il sindaco Giuseppe Maniaci per avermi dato la possibilità di portare eventi a Terrasini di alto livello.
eventi di alto livello che non ci fermiamo solo ad agosto, ma bensì, come potete vedere, stiamo continuando a settembre, ma soprattutto quello che stiamo puntando tantissimo è destagionalizzare. Quindi destagionalizzare cosa si intende? Un paese come Terrasini non solo portare il turismo nei mesi di giugno, luglio, agosto, ma portare anche eventi di grande livello artistico e culturale anche a partire da settembre. Quindi da settembre in poi, intanto oggi presenteremo il calendario di settembre, ma non solo settembre, ci saranno tantissime attività a partire da settembre, questo ci tengo a sottolinearlo. Il Terrasini Love Summer 2022 è stato ed è un modo per rendere vivace la cittadina, ma anche per attrarre turisti e dare loro la possibilità di fruire dei luoghi, ma anche di riflettere e svagarsi attraverso eventi culturali. Quest'anno abbiamo puntato ancora di più rispetto agli altri anni sulla qualità. E questo ovviamente ha ripagato con la presenza di numerosi turisti stranieri che sono venuti a passare appunto le vacanze a Terrasini, anche dai paesi limitrofi, perché no, sono arrivati dai paesi vicini, ma anche da tutta la Sicilia. E tuttora dico è perché ancora qui l'estate non è finita e mi sa che durerà un bel po', perché abbiamo un settembre ancora ricco di tanti eventi. Questo ovviamente è un crescendo, è un progetto nato anni fa con la volontà, lo spirito, l'idea è quello appunto di prendere determinate attività artistiche, musicali e farle crescere assieme a noi. Giulia Vitaliti, 23 anni, di San Giovanni La Punta, è la nuova Miss Sicilia e rappresenterà la nostra regione al concorso nazionale di Miss Italia. Alta 1,78 m, amante dello sport, è una delle TikToker più seguite d'Italia. Sono Giulia Vitaliti, ho 23 anni e vengo da San Giovanni La Punta in provincia di Catania e sono Miss Sicilia 2022. Sono molto onorata e ringrazio Miss Italia Sicilia che mi ha dato l'opportunità di portare in alto il nome della Sicilia nelle prossime fasi del concorso, ovvero alle prefinali che saranno a breve. Quindi ringrazio veramente tutti, sono molto contenta di avere questa responsabilità. Che dire su di me? Io gioco a pallavolo da 13 anni ed è una delle costanti della mia vita e spero di poter continuare a giocare fino a chissà quando, quindi più tempo possibile. E lavoro, faccio l'influencer, lavoro con TikTok e con Instagram e faccio la TikToker, ho iniziato nel 2019 perché amo fare video e credo di essere anche brava in quello che faccio e sono molto molto contenta del seguito che ho. Ci tengo a ringraziare di cuore tutte le persone che mi seguono e mi sostengono sui miei social, perché come dico sempre, io senza di voi non sarei quello che sono, quindi grazie. E il mio obiettivo nella vita è quello di poter recitare, quindi di diventare un'attrice, e spero di entrare in Accademia di Recitazione a Milano. Parliamo di turismo, non solo mare, l'isola di Ustica è anche relax e passeggiate lungo i sentieri per conoscere l'anima di questi luoghi in una dimensione di vacanza sostenibile. Ustica è che cosa? Il paradiso degli alga subacquea, il paradiso del turismo lento. Oggi si parla di slow tourism. Cos'è il turismo lento? È un turismo lontano dai flussi di massa del turismo mordi e fuggi. La particolarità di Ustica, proprio perché siamo a distanza di 36 miglia dalla costa siciliana, consente di filtrare, di scremare un certo tipo di turismo, un turismo più sostenibile, un turismo che cerca tranquillità, che cerca lentezza. A Ustica si vive la lentezza. Si ritorna a essere gestori del tempo, perché io ho il tempo di poter passeggiare, di poter salire verso le colline, di andare verso i sentieri facendo hiking, facendo dei percorsi mountain bike o anche delle passeggiate lungo la costa, senza avere il rischio di essere inseguito dagli orari di alberghi di massa o di un turismo un po' più vacanziero, nell'accezione ovviamente negativa. Ustica offre tempo, Ustica offre tranquillità, Ustica offre sensazioni. A Ustica si vive, possiamo dire, il turismo esperienziale. Perché esperienziale? Perché il viaggiatore, il turista, quando ritorna a casa dopo un soggiorno a Ustica, si riporta nella mente
delle sensazioni, dei profumi, dei gusti, e quindi il ricordo non è un magnete made in China, ma è una sensazione. Aver gustato le lenticchie, aver mangiato l'ala lunga, aver mangiato una fava tipica, il macco di fava tipico di Ustica, quindi si riporta delle sensazioni, uno sguardo, un tramonto, quindi questo è succede a Ustica, un turismo esperienziale volto nell'esperienza che abbraccia i cinque sensi dell'uomo. C'è un cielo che è stato classificato tra i più limpidi d'Italia e, per non parlare del nostro bellissimo mare, dove nella zona A si possono apprezzare le diverse specie che vi abitano e la diversa flora, incontaminata, un'isola piena di riserve, anche quelle terrestri. Quindi vi invito tutti a venire in questo bellissimo posto, perché Ustica merita moltissimo. Abbiamo gente che viene da tutto il mondo perché si innamora di questo scoglio e ogni anno ritorna in quest'isola. È tutto, grazie per averci seguito. Appuntamento alla seconda edizione di Media News.